Ciao, sono Ambra e oggi sono con voi per recensirvi la nuova collezione Nabla, la Miami Lights. E ciao, come state? Bentornati sul mio canale. Vi ricordo di raggiungermi anche su Instagram per vedere tanti contenuti extra, ma oggi voglio concentrarmi sull'ultima collezione di Nabla. Nabla è un brand che mi incuriosisce sempre tanto ed eccomi qua a darvi tutti i miei pareri e presentarvi i prodotti usciti nell'ultima collezione, che prende il nome Miami Lights, le luci di Miami. Quindi una collezione sicuramente energica, estiva, straluminosa, ispirata appunto alle feste, alle nottate notturne della Miami. Miami, più glamour. Sapete benissimo che nei miei video recensioni mi pongo dalla parte del consumatore, quindi cerco di tirar fuori anche in modo forzato, anche cercando il pelo dell'uovo, quello che può non andare o potrebbe essere fatto meglio in una collezione make up. Questo perché può essere utilissimo per voi, ma anche per l'azienda stessa, per migliorarvi. Posso dirvi che a questo giro, in questa collezione, non ho nulla da eccepire. A mio modesto parere, Nabla con questa collezione ha fatto un vero e proprio capolavoro di finish, prodotti, texture, colorazioni, insomma. Avete già capito che è una collezione che mi ha colpito particolarmente e ho trovato pressoché perfetta. Questo è stato anche molto facile perché tutti i prodotti usciti in questa collezione, ad eccezione di quello che vi ha incuriosito di più, che è il quad di glitter che poi andremo a vedere, è stato un lavoro su prodotti già usciti in casa Nabla, prodotti che sono stati amati e apprezzati dal pubblico, di cui Nabla ha proposto nuove colorazioni, ad esempio il Cupid Zarrow nella nuance nera, quella più classica, altre due nuance degli Skin Glazing, colorazioni diverse degli amatissimi Shine Lip Theory, i gloss di Nabla. Insomma, su questa collezione Nabla ha voluto ampliare la gamma di prodotti già amati, aggiungendo nuove colorazioni o nuove formule, aggiungendo però due novità. La prima, che vi posso già dire che è il mio prodotto preferito, io sono innamorata di questi prodotti qua, sono dei bronzer usciti in quattro varianti colore. Loro si chiamano Skin Bronzing, quindi dei bronzer che vanno a riprendere le formule stra amate degli Skin Glazing classici, che abbiamo amato tutti per questo effetto specchiato, bagnato, senza peso, meravigliosi, aderentissimi al viso. Comunque, vi stavo dicendo, questi sono tra i miei prodotti preferiti di questa collezione. Sono polveri abbronzanti per un effetto baciata dal sole, Sun Kiss. Sono uscite in quattro varianti di colore che ritengo personalmente perfette perché sono bilanciate benissimo, non sono troppo aranciati, non troppo caldi, non troppo freddi o grigiastri che potrebbero incupirci ancora di più. Non vi nego che li sto utilizzando sul volto con tanto piacere, ma soprattutto come ombretto, perché hanno questo finish a effetto plastico, luminoso ma non troppo. Si lavorano quasi fossero un prodotto ibrido tra la crema e la polvere, ecco perché non creano spessore, aderiscono alla perfezione sul viso o sull'occhio, come vi dicevo. Hanno un finish leggermente luminoso che camuffa tutte le imperfezioni della grana della pelle. Sapete che io amo questo aspetto nei cosmetici, soprattutto quelli per il viso, le terre, le polveri. Sono stramodulabili, straleggeri, strasottili, durano tantissime ore anche senza fondotinta, quindi senza una base appiccicosa a cui possano aggrapparsi. La texture è veramente piacevolissima da indossare, vi dà quasi un aspetto struccato. Mi piace il fatto che vadano a produrre sul viso un contrasto tridimensionale tra ombra e luce, si fondono alla perfezione sulla pelle, creano veramente un effetto second skin. La parola d'ordine di questi prodotti secondo me è aderenza, aderiscono come una seconda pelle, come un guanto sul viso. Questo li fa durare di più e soprattutto risultare naturalissimi, non crea un effetto polvere. Una volta applicati questi bronzer sul viso, o perché no, vi ripeto, anche sugli occhi, che oggi ho questo prodotto sull'occhio, avete questo effetto giocato tra contrasti di luce, la vostra pelle sembra abbronzata ma anche radiosa, le imperfezioni vengono minimizzate e il prodotto dura a lungo, scolpendo il viso benissimo. Esistono anche colori poi molto più scuri e andando a regalare questo meraviglioso effetto tridimensionale al look, veramente un look baciata dal sole ma nel vero senso della parola. Abbiamo quattro varianti, la più chiara è Ambra, chiamata così in onore mio, sto scherzando ovviamente. Ambra è un bellissimo color ambra, un color miele, un colore portabile, perfetto per le carnagioni più chiare. Ecco Ambra. Ambra è un colore molto chiaro, va benissimo per scaldare i contorni del viso, io lo uso anche come transition color sulla palpebra. Soft Revenge ha un sottotono leggermente più freddo, ma non troppo, risulta molto piacevole. Eccolo qua,
zero spessore, luminoso ma non pacchiano, non ha glitter all'interno. Poi abbiamo June, torna un sottotono più caldo. June è perfetto anche per le pelli più scure, sia come gradazione di colore ma soprattutto come sottotono. L'ultimo colore è Profile, perfetto per i contouring un po' più estremi o per gli incarnati medio scuri, che lui contiene una bella dose di pigmento rosso. Nonostante possa risultare parecchio scuro dalla cialda, una volta applicato sul viso e sfumato posso utilizzarlo tranquillamente anch'io per ricreare il mio contouring. Proseguendo con i prodotti in polvere per viso, abbiamo altri due blush dal nome Skin Glazing. Lola e Independence vanno ad aggiungersi alla gamma colore dei blush usciti in precedenza. Questi sono fantastici sul viso perché vi danno questo effetto super tridimensionale, quasi effetto anche liftato sul volto, vanno quasi a riempire lo zigomo, lo enfatizzano molto. Come gli altri prodotti di questa linea, hanno un finish luminoso ma senza glitter, quindi non mettono in risalto pori dilatati, varie imperfezioni dello strato cutaneo. Sono blush luminosissimi che ricordano quasi l'effetto in crema. Lola è un bel corallo rosato, perfetto per sublimare l'abbronzatura. Independence è un po' più freddo, un bel malva, sicuramente più elegante. Questi sono prodotti che già tutti noi conosciamo, quindi non mi dilungo. Ottima la performance e la resa su ogni tipologia di pelle. Questa collezione abbiamo un matitone nero. Nella Cutie Palettes Collection erano usciti 3 Cupid's Arrow, dei mattoni autotemperanti dalla lunghissima tenuta, fumabili, utilizzabili in maniera trasversale perché possono essere usati sotto la rima ciliare, dentro l'occhio a mo' di casual, sopra per simulare l'effetto eyeliner grafico, come base ombretto, quindi applicati e poi sfumati. Insomma, dei prodotti super versatili, dalla resa veramente alta. Finalmente hanno fatto uscire il colore nero, che è quello più universale, quello più ricercato e utilizzato. Quindi abbiamo anche il Cupid's Arrow numero 4, un bel nero super intenso, strascrivente, a effetto timbro, non se ne va via. Nella formula di questi meravigliosi stilo sono veramente ben fatti. Sempre nella Miami Lights Collection abbiamo anche 6 nuance di gloss. Loro sono i Shine Lip Theory e devo essere onesta, sapete che io amo i rossetti opachi, ma quando decido di scegliere un gloss, questa formula, caspita, su di me funziona benissimo. Non appiccicano le labbra, hanno un bel finish super luminoso, quasi rimpolpato, labbra aumentate otticamente. Il mio preferito di queste nuove uscite è quello che sto indossando anche oggi, un colore passepartout, un colore elegantissimo, un colore che si abbina bene a ogni sottotono di labbra o di incarnato. Lui è District ed è una sorta di color miele, ha un sottotono leggermente caldo che dà questo effetto naturale e sublimato alle labbra. È un colore perfetto secondo me da utilizzare in combo con una matita a contrasto, un colore che non ha glitter all'interno, solo questo effetto vetro, luminosissimo, bagnato, specchio. Sicuramente è uno dei colori che vi consiglio di andare a sbirciare nel caso amiate i gloss e i gloss dall'alta performance. Renaissance invece è un gloss specchiato con riflessi oro, eccolo qua, questo è un classico gloss super super luminoso. Toxic Love è uno dei più particolari, nel quale si specchiano e si riflettono cangianze che vanno dal rosa al lilla, insomma sicuramente uno dei più particolari. Ancora Champagne Supernova, sottotono sicuramente più ramato, si addice ai look più abbronzati. Questo sottotono non mi fa particolarmente impazzire, lo trovo un po' troppo aranciato per i miei gusti. Due nella gamma dei rossi sono Stardust Radio, un po' più frizzante, un colore più ciliegia, questo sicuramente più adatto alla sera, più scuro, un colore più pieno, più adatto magari alla sera, più fruttato e fresco ed energico invece c'è questo color fragola, Stardust Radio. L'ultimo prodotto in questa collezione, quello che vi ha incuriosito di più, è sicuramente il quad di glitter. Allora, ho fatto oltre 6 km nel bosco con 33 gradi, con questi glitter addosso e non si sono spostati senza base sotto, insomma, devo dire che li ho testati in modo molto cattivo e posso garantirvi che sono fatti benissimo. Hanno una texture veramente particolare, super soffice, a differenza di glitter usciti in altre case cosmetiche anche più rinomate a livello mondiale di Nabla, questi non grattano, sono veramente soffici, ricordano quasi un ombretto in crema per quanto sono morbidi e piacevoli sia al tatto che soprattutto da indossare. Sia il pack, che ricorda quasi un gioiellino dove in primo piano ci sono le cialde, che le colorazioni sono stra particolari. Abbiamo Muse, che è questo color fragola
tempestato di questi mini mini glitter e anche dei Chuckies, che sono questi glitter più grossi che ricordano quasi dei gioiellini e danno questo tocco sicuramente più prezioso al look. Sono infatti molto più grandi ed evidenti rispetto agli altri glitter, contrariamente a quanto potevo pensare. Sull'occhio non si sentono, sono senza spessore. Questi glitter possono essere utilizzati sia da soli sull'occhio per un look super pieno, super prezioso, che come top coat. Aderiscono sull'occhio alla perfezione, torno a ripetervi, li ho usati per andare a correre senza primer e non si sono spostati. Aries è un color ghiaccio, anch'esso super tridimensionale, super prezioso e veramente ricco di bagliori olografici. Abbiamo anche Scorpio, questo marrone viola super ricco. Questo è bellissimo, usato su tutta la palpebra. E infine Firmament, questo lilla azzurro pieno di riflessi. Veramente stupendi questi prodotti. Hanno un payoff incredibile, un'altissima tenuta, oltre che un'alta scrivenza. E guardate quanto risultano omogenei. Ebbene ragazzi, questa era la mia recensione su questa nuovissima collezione Nabla. Spero abbiate apprezzato. Sono stata molto brava a questo giro, ma perché fondamentalmente i prodotti risultano pressoché perfetti, sono davvero formulati bene. Nabla ha dichiarato che ha lavorato molto sull'uscita di queste formule, di questi nuovi prodotti. Devo dire che si vede nella resa, in tutto e per tutto, l'impegno profuso. Molto felice, prodotti tra l'altro super tattici, super azzeccati. Fatemi sapere qua sotto se avete intenzione di acquistare qualcosa e se sì, cosa vi intriga maggiormente di questa collezione. Io spero di esservi stata utile con questa review e l'augurio è sempre il solito: non scordate di starmi bene.